Ciao, ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Andiamo a vedere insieme questo nuovo video. Allora, ho preparato la farina, questa è la farina che userò per questi sfilatini, è una farina biologica, naturalmente l'ho comprata, non faccio pubblicità alle farine, ai molini, mi piace usare sempre farine diverse per provarle, questa è molto buona, devo dire. Allora, inizio. Come vedete sto facendo da un po' di tempo impasti a mano, mi ha presa così che volete, che vogliamo fare, non mi va di usare la planetaria, mi piace mettere le mani appunto in pasta. Allora vado a mettere in autolisi la farina, metterò quasi tutta l'acqua, vedete adesso ne metterò ancora un'altra po', ne lascio soltanto un pochino per mettere dopo. Quando metterò i licoli e il sale. Questa è una farina che comprende sette tipi di cereali. L'avete visto all'inizio, potete leggerla, contiene anche il farro, la segale, il riso e naturalmente la farina di grano tenero. Potete leggere tutti e sette i tipi all'inizio, l'ho fotografata proprio per farvela vedere. Naturalmente se non ce l'avete, questa si può ordinare tranquillamente online. Io sinceramente la trovo da Italy a Roma, però altrimenti usate un'altra simile. Ok, quindi ho lasciato in autolisi un'ora, ho coperto con un telo. E adesso vado a versarci i licoli. Ok, lo peso perché questo è un pochino di più. Io i licoli lo preparo dalla pasta madre, quando mi serve prendo un pezzetto, lo rinfresco 2 o 3 volte al 100%, con acqua al 100% e lo uso. Ok, giro così con un cucchiaio. Finisco di mettere l'acqua, ne lascio un pochino per il sale, un pochino per il sale e giro per adesso con il cucchiaio. Poi continuo con la mano in questo modo, scusatemi, ho messo il guanto, non lavoro molto bene con i guanti, però in questo caso dovevo metterlo. Allora, io qui vi faccio vedere dei passaggi dell'impasto, però ecco, dovete impastare insomma 10-15 minuti finché non vedete l'impasto che si compatta, che diventa più elastico. Ecco, adesso qui sto mettendo il sale dopo un po' che ho impastato e ci aggiungo il resto dell'acqua. L'acqua, come vedete, io qui ne ho messa 3,50, però regolatevi perché se cambiate tipo di farina magari ce ne può volere di più o di meno. Qui ho aumentato un pochino la velocità, però ecco, vi faccio vedere i passaggi. Mi sono fermata 30 minuti, l'ho lasciato 30 minuti a rilassarsi e poi ho continuato ad impastare. In questo modo. Naturalmente, se volete usare la planetaria, fatelo tranquillamente. Scusate, sistemo un pochino. Continuo. Vedete ancora un pochino grezzo. Mi fermo ancora, lo faccio riposare un pochino e poi continuo così. Adesso sto facendo una sorta di pieghe in ciotola fino a che non si attacca più.
Quando vedete che non si attacca più e diventa un pochino più liscio, qui ho messo anche un pochino, un goccino d'olio dentro il recipiente e vedete, ci siamo. Impasto un altro, piego un altro pochino e poi mi fermo. Bene, eccolo qua. Adesso questo impasto, io sto facendo questo impasto di sera, iniziando il pomeriggio, quindi la sera, questo impasto lo tengo un pochino un'ora a temperatura ambiente e poi lo metto in frigo fino a domani. Eccolo qua, la mattina l'ho tirato fuori, l'ho lasciato acclimatare un'ora, ma anche due se volete, se fa molto freddo, eh. E poi inizio la lavorazione sul piano di lavoro. Calcolate che io sto facendo questo pane in febbraio, stiamo nel mese di febbraio, però se voi guardate questo video d'estate, naturalmente cambiano un pochino i tempi sono diversi, quindi con il caldo lievita prima e conviene comunque fare i passaggi in frigo. Ok, adesso faccio un giro soltanto di pieghe. Avete visto l'impasto è molto morbido, mi sembra abbastanza bello. Calcolate che queste sono farine un pochino difficili, c'è anche la segale dentro, c'è la farina, sono piccole percentuali, però c'è la farina di riso, farina di mais. Però mi sembra abbastanza bello. Ok, copro e lascio 30 minuti. Passato il tempo, 30-40 minuti anche, minimo 30 minuti, insomma. Adesso voglio fare due sfilatini, due filoncini piccolini, diciamo. Li chiamerò sfilatini, quindi divido l'impasto a metà. Senza pesarlo, io vado sempre così ad occhio, poi magari alla fine mi ritrovo un filoncino più piccolo, uno più grande, ma non importa, non è che lo devo vendere questo pane, eh. Quindi, però se volete pesatelo, togliete il pezzetto, lo mettete dove manca. E quindi adesso lo allargo un pochino e formo questi sfilatini. E se volete, potete fare anche due giri di pieghe, io ne ho fatta soltanto una perché lo vedo abbastanza lievitato, anche troppo, e quindi procedo subito per la formatura. Piego così, lo arrotolo praticamente, e la farina sotto ne ho messa appena una spolverata, pochissima. Mi aggiusto un pochino. Ecco, così mi vedete meglio. E continuo a piegare. Oh, volevo sapere se sentite bene l'audio perché ho riportato il computer, era ancora in garanzia, che c'era un problemino, però adesso io dal mio computer sento la voce proprio altissima, non so cosa è successo. Non so voi come lo sentite, come sentite l'audio. Prima si sentiva poco, invece adesso mi sembra che si senta anche troppo, eh? Fatemi sapere come si sente. Allora, aggiusto un pochino questo sfilatino. Non sono baguette, praticamente sono filoncini piccolini, eh? Però il procedimento pressappoco è simile. E io lo appoggio sul telo, su questo vassoio, diciamo, questa placca del forno che ha un bordo un pochino alto, così trattiene il filoncino e poi ci metto anche l'altro. Scusate questi rumoracci di sottofondo. Naturalmente sul telo ci ho messo la semola, procedo anche con questo,
Qui accelero un pochino la velocità per non annoiarvi. Ok. Ecco qua. Questo è un pochino più grande, vedete, un pochino più lungo. Per il discorso che vi ho detto prima, non l'ho pesati, comunque non importa. Allora, sistemo per benino sulla placca. Ci metto la semola per non farlo attaccare perché li vedo molto morbidi. E adesso questi vanno coperti e lasciati a lievitare un'ora, 2 ore, il tempo che ci vuole. Io penso che li terrò 2 ore. 2 ore, li copro, li metto dentro il forno spento naturalmente. Se fa tanto freddo accendiamo un pochino la lucetta oppure lo scaldiamo a 30 gradi che poi dopo scende subito e rimangono a una temperatura di 26-27 gradi. Bene. Allora, controlliamo la lievitazione. Eccoli qua, io direi che sono pronti. Ho acceso il forno, ho messo 2 spruzzi di vapore all'inizio e la temperatura per adesso l'ho messa a 250, ma poi l'abbasso perché i filoncini non sono molto grandi. Ho preparato la mia pala con la carta forno, metto ancora un po' di semola e faccio in questo modo li giro sul mio braccio, altrimenti se riuscite a farli rotolare direttamente sulla pala, comunque qui fate il vostro metodo, diciamo. Ok, li aggiusto. Ecco qua. E ci metto un po' di semola sopra e poi giro anche l'altro. Bene. Il forno deve essere caldissimo, deve stare proprio a temperatura prima di infornare. Quindi è già pronto. Io adesso faccio dei tagli così trasversali, come si fa per le baguette. Vedete, è molto morbido, cioè, faccio anche difficoltà a tagliare. Forse devo cambiare la lametta, però. Ecco qua. Allora, in forno e do subito il via a una spruzzata di vapore. Vi ho scritto qui in descrizione il procedimento, ma naturalmente dipende molto dai vostri forni. Non tutti i forni rispondono allo stesso modo. Eccoli qua. Li ho fatti colorire un po' troppo, ho tenuto un pochino la temperatura troppo alta. Se li volete più chiari, abbassate prima la temperatura, mettete subito a 200 e allungate magari di 5 minuti la cottura. Io direi che sono venuti bene, l'aspetto è stupendo. Adesso vediamo un attimo. Sentite come sono croccanti, ben cotti e croccanti, proprio come piacciono a noi. Ho aspettato un pochino per farli raffreddare, ma comunque c'era mio nipote che aspettava un pezzettino di pane caldo e quindi li ho tagliati ancora tiepidi.
Mi dispiace che non potete sentire il profumo perché è veramente incredibile. Poi il sapore è leggermente nocciolato, un sapore particolare, molto buono, veramente molto buono questo pane. Bene amici, vi ringrazio della visione, come al solito vi invito a lasciare un like ed a condividere il video se vi va. Ciao a tutti!